In collaborazione con Max Impianti, Project and Service, via Perasso 7A Inferiore, Genova. Farmacia Genovese, Corso Torino 38 Rosso, angolo via Pisacane, Genova. Generali Italia, Agenzia Generali di Genova, Piazza della Vittoria 11-4. Subagenzia di Bargagli, via Cevasco 16-2, Bargagli. Autocarrozzeria Carluc è a Genova, via Bolzaneto 100 Rosso. Telefono 010 740 3147. Buonasera amici di Telegenova, bentornati, seconda edizione delle squadre di stoppa, siamo di nuovo insieme, lo saremo per tanti mesi fino alla prossima estate come l'anno scorso e lo saremo con gli stessi compagni di avventura dell'anno scorso. Bentornato Roberto Minoliti. Ciao, ciao a tutti, buonasera, avete visto una sigla nuova ma con la musica vecchia perché ha avuto tantissimo successo, come l'ha avuto tantissimo successo le 30 puntate dell'anno scorso, ma so che state fremendo, lo sento, e allora ecco qui con noi la nostra splendida Maria Chiara. Buonasera a tutti gli amici da casa, ben ritrovati, buonasera Luca, buonasera Roberto, ci ha risparmiato la gag che non c'ero stasera, quindi grazie Roberto per questa cosa. Prego, ma tanto bisogna farla. Ah beh, sì, c'è ancora tempo. Ok. Buonasera a tutti quanti e anche ovviamente agli ospiti che poi andremo a presentare fra un pochettino. Allora, l'anno scorso successo di questa nostra trasmissione, certo. Ci hanno fatto i complimenti in tanti, quindi noi ripercorreremo un po' lo stesso percorso della passata edizione, avremo tanti ospiti, tante squadre di stoppa, tante storie interessanti. Sì. Ci potete seguire anche sui social, questa è una novità da segnalare. Dobbiamo ringraziare subito le conferme dei nostri sponsor, ne arriveranno altri, e il main sponsor principale, quello dei famosi manicaretti dei fratelli Russo, fuori grotta è come mangiare a casa. Esatto, sui social la Maria Chiara deve dire. Beh, insomma, stiamo avendo un grandissimo successo su Facebook con la nostra pagina Le Squadre di Stoppa, quindi mi raccomando, mettete tanti mi piace, che più mi piace abbiamo e più le squadre di stoppa, insomma, resteranno vive. E poi ovviamente, come diceva Roby, ringraziamo anche i nostri sponsor che anche quest'anno ci danno una grandissima mano, quindi i fratelli Russo, ovvero Fuori Grotta, dove ovviamente gireremo delle puntate, la prossima appunto o fra due, adesso non ricordo, quindi ovviamente un grosso e grande grazie anche a loro. E poi ovviamente il canale YouTube Telegenova Official, scritto official, non so se l'ho detto bene. L'hai detto benissimo. In grande forma la Maria Chiara, esatto. Direi di fare grazie. Presentare a lei i fantastici ospiti della prima puntata, che è una puntata un po' non convenzionale perché affronteremo dei temi sicuramente originali. Sì, allora presentiamo i neuroni o i Norwen, poi spiegheremo anche questo nome particolare, con Federico Vassallo. Buonasera a tutti, buonasera. E Claudio Albertini. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, gruppo neuroni, iniziamo subito così, a raccontare brevemente la storia, chi vuole iniziare, come è nata questa idea, soprattutto chi siete e cosa fate, poi parleremo nello specifico ovviamente della vostra storia personale. Abbiamo due fondatori, due dei tre fondatori, quindi non è che potevamo... così non potevamo avere. Sì, se volete vi introduco io nella certo. nostra... Allora, ci siamo trovati io, Federico, Emanuele Rimassa, che è un tecnico del Genoa, in un bar abbiamo deciso di fare un gruppo di autoformazione, praticamente di trovare un locale dove riunirci e affrontare temi che vanno dalla metodologia agli aspetti tattico-tecnici del calcio. Il nome, il locale ce l'ha trovato Francesco Imperato, che è un altro tecnico del Genoa, che ha messo a disposizione le sale del Don Bosco,
e abbiamo cominciato a riunirci. Il nome Neuroni Norwen, perché uno dei temi che abbiamo affrontato in queste discussioni è stato quello delle neuroscienze applicate al calcio, per cui siccome si parlava dei neuroni specchio, Neuroni Norwen sembra un po' la stessa parola specchiata al contrario, è stata un'idea di Manuel e abbiamo lasciato quel nome lì. Ci sono stati tutta una serie di incontri in cui si sono alternati anche ospiti particolari di un certo livello, tra cui il professor Capanna, il professor Paolo Barbero, che è stato il preparatore atletico insieme a Pilati del Genoa fino all'anno scorso, adesso ha seguito Juric al Verona. Abbiamo avuto poi Mara Morin, allenatrice UEFA A del calcio femminile, che si è ormai fa parte integrante del nostro gruppo e ci segue praticamente in tutti gli incontri. Che dire, facciamo parlare un po' Federico. Abbiamo fatto gli incontri di tipo teorico, soprattutto dal punto di vista affrontando le tematiche relative alla metodologia di allenamento, poi si è passato a sviluppare temi più legati all'analisi delle partite, per poi giungere anche a delle applicazioni sul campo che ha fatto Federico, che è qui con me. È un gruppo che non è formale, è un gruppo informale di amici, chiunque voglia partecipare ci può contattare. Quali sono i requisiti? Grande curiosità, direi, grande curiosità e voglia di conoscere anche aspetti del calcio che vanno un po' al di là di quello che normalmente si sente dire nei bar. Tra l'altro, mentre Claudio parlava, abbiamo visto scorrere alle sue spalle immagini che lo riguardano, magari poi nella seconda parte ne parleremo in maniera più approfondita. Stesso discorso per Federico, quando toccherà a lui, Robby. Ecco, no, a Federico volevo proprio chiedere la modalità di questi incontri, che se non erro vi incontrate di sera in un'aula, in una location dove potete, diciamo, dialogare, portare esperienze, immagino, no? Sì, esatto. Abbiamo, come ha detto anche Claudio, la fortuna di avere nel nostro gruppo Claudio e Francesco Imperato, che ci ha messo a disposizione anche le sue aule, i suoi uffici. E tramite, appunto, grazie a questi uffici facciamo i nostri bei incontri, che di solito andiamo un po' a decidere di volta in volta. Ci incontriamo, tiriamo fuori dalle argomentazioni, siamo partiti dalle neuroscienze fino a poi arrivare alla match analyst, e ogni volta che ci incontriamo cerchiamo di trovare anche dei punti di domanda, no? Porci sempre delle nuove domande, che poi è la parte principale del nostro gruppo. Creare dubbi per poi formarci tramite un confronto costruttivo. E di volta in volta andiamo un po' avanti, ci siamo poi resi appunto conto che calcio è bello, reso sotto forma di teoria, trovando la parte quella più scientifica, quella più tecnica, quella più psicologica, però poi mancava una parte fondamentale, ovvero il rettangolo un po' verde, e da lì abbiamo deciso di fare anche i primi incontri pratici. Ad ora siamo arrivati solo ad uno, e grazie anche tramite l'Athletic che ha fatto lui, che ho dovuto svolgere io, e sostanzialmente niente, tramite le nostre conoscenze e anche poi quello che riguarda la mia metodologia mi sono messo, diciamo, a nudo per avere un confronto. E ora onestamente non so dove finiremo, dove ci porterà. La nostra idea è di fare altri incontri pratici, magari non sempre io, mettiamo qualcun altro sul patibolo e vediamo, è tutto in costruzione. Siamo ormai da un anno, un poco più di un anno. Ah, infatti, volevo capire da quando è iniziata. È da poco più di un anno che esistiamo, quindi è iniziata, che diciamo la prima parte era più sugli aspetti, abbiamo seguito proprio un programma federale dei corsi UEFA B praticamente, quindi... Cioè anche a livello di tema, di argomento, sì, sì, esatto. Abbiamo iniziato direttamente. I muscoli, i meccanismi bioenergetici, i principi di allenamento, per poi arrivare appunto alle neuroscienze, per arrivare a parlare anche della complessità nel gioco del calcio. E poi piano piano siamo andati appunto a toccare questi temi anche un po' più calcistici e più pratici. Certo. Sempre richiamando con persone curiose, ma ti dico anche di livello molto elevato, che questo ci ha molto onorato, perché siamo proprio partiti, come dire, ci troviamo una stanza per fare due chiacchiere. Ma infatti nello sfondo, quell'incontro che vedevamo, ho riconosciuto Capanna, c'era anche Barbero lì. Ah, infatti, e stava parlando Matteo Cocco, che è stato, esatto, un collaboratore di Stellini all'Alessandria e al Genoa, e che quella sera lì ha fatto lezione lui insieme a Michele Benso,
che è il suo preparatore atletico, e quindi ci siamo un po' girati i compiti. E comunque è un aspetto, secondo me, Luca e Maria Chiara, molto originale, no? Perché nella vita ci sono le persone, nel senso buono dico, fanatiche di astronomia, amanti di altri tipi di attività, e questo è un'originalità positiva, no? Si parlava anche di diplomi, eccetera. Io ho visto questa seduta allenante svolta... Quella all'aperto? Esatto, quella svolta da Federico e... Io diploma UEFA B l'ho conseguito personalmente anni e anni fa, quindi... Eccola questa. Esatto. Al di là di tutto, è ovvio che passa il tempo, si modificano le idee... Le conoscenze. Le conoscenze, quindi si va sempre a migliorare, a mio giudizio, e quindi ben vengano anche queste iniziative. Del resto lo dite voi stessi, gruppo in continua evoluzione, quindi sì. Sia a livello numerico, sia a livello di partecipanti, ma anche penso a livello di temi. Anche sì. Di docenza, perché sì. Poi alla fine... Si arricchisce a seconda di chi arriva. Certo. È venuto anche Davide Brunello del Genoa una sera a sentirci. Sì. E, insomma, una cosa poi tira l'altra. Non abbiamo un programma... All'inizio sì, ci si è andati un programma, una scaletta, ma poi adesso è un po' il cammino si fa andando. E diciamo poi vivete così. Molto di scambi anche, di esperienze, che è una cosa secondo me eccellente. Ecco, a proposito di scaletta, la nostra scaletta prevede ora un po' di pubblicità, perché ci vuole anche quella, quindi ci salutiamo ma solo momentaneamente, e ci ritroviamo negli stessi studi con gli stessi ospiti fra pochi minuti, secondo blocco delle squadre di Stoppa. Secondo blocco della prima puntata della seconda stagione delle squadre di Stoppa, Federico Vassallo, Claudio Albertini del gruppo Neuroni, i nostri ospiti. Ne abbiamo già parlato nel primo blocco di puntata, però Maria Chiara, ci sono altre curiosità da svelare, da chiedere. Esattamente, che appunto poi è finito il tempo e non sono riuscita a fare questa domanda. Ero incuriosita su con che frequenza vi incontrate, quindi ovviamente è un po', se si può chiamare, un hobby, giusto? Quindi insomma, sì. Una curiosità, con che frequenza svolgete questo hobby? Vai Claudio. Vado io? Sì. Beh, da settimanale a quindicinale, dipende un po' dai momenti. Non c'è una regola fissa. Non c'è una regola. Una giornata in particolare? No. Beh, di solito o il mercoledì o il martedì della settimana. E come vi chiamate? Cioè, come avete un gruppo? Con WhatsApp, ovviamente. Con WhatsApp, ok. Siete social? Non siete social? Sì, non abbiamo pagina Facebook né Instagram. Parla? Interveniamo in altre pagine Facebook con i nostri commenti, i nostri post. Possiamo dire che una volta abbiamo fatto una pubblicazione su Facebook per le nostre pagine private, che ci siamo incontrati a inizio di questa stagione calcistica per fissare appunto i primi incontri, e lì poi per rendere un po' partecipi chi fa poi parte del nostro gruppo avevamo messo l'immagine su Facebook che ci eravamo incontrati, che davamo inizio alla seconda stagione calcistica. Le pagine personali, diciamo così. Okay. Non volete ancora... Però l'idea non è male. Sì, non è male, anzi, ci hai dato una buona imbeccata per... Maria Chiara, consigliora. Ma Luca, direi che potremmo farci dire qualche cosa di più da questi due, certo, magari innovatori. Qualcosa di più anche a livello curriculum. Non poi Maria Chiara, io ti volevo dire, quando fai la domanda a Claudio Albertini, devi stare attenta, perché devi sapere che lui è maestro sesto dan di karate. Quindi devi stare all'occhio. Quindi rischio le botte, no? Assolutamente. Perché sei una donna. Partiamo proprio da Claudio. Che ne abbiamo parlato. Allora Claudio, abbiamo visto nelle immagini che ti riguardavano, nei video che ti riguardavano, che comunque tu hai avuto anche delle esperienze con il Genoa, sì. Se vuoi raccontarci qualcosa, abbiamo visto con Chiappino, con Sbravati, mi sembra con tanti altri, eccoti là dietro. Ho fatto il corso da preparatore atletico nel 2006 a Coverciano, insieme a anche Umberto Ruggero, che prima non ho citato, che è stato un altro dei nostri ospiti delle nostre serate, e adesso fa il preparatore della primavera del Genoa. E poi ho avuto esperienze come prime squadre, Baiardo, Sestri Levante come consulente esterno e il Vado in Serie D. Sì. Poi sono entrato nel Genoa nel 2008 e ho fatto il settore giovanile, diciamo tutte le leve agonistiche, giovanissimi, Berretti, Allievi e per ultimo la primavera.
e adesso sono fermo e aspetto, non so cosa farò da grande. Aspetti una chiamata? No, diciamo che mi sono fermato per motivi di lavoro, che ho anche, sono anche impiegato della Leonardo, quindi conciliare il campionato primavera, che è diventato un campionato molto impegnativo nazionale, perché si va ovunque, non è più un campionato interregionale come era prima, e diventa un po' difficile, quindi vedremo. Ma com'è questo campionato primavera? È vero quello che si dice, che in realtà chi si misura nel campionato primavera poi non è sempre pronto per una prima squadra, perché... oppure che pensano il contrario? No, adesso stanno cambiando un po' le cose, perché essendo un campionato a livello nazionale con tutte le squadre di Serie A, è diverso che con tutto rispetto che affrontare il Casale o e quindi diventa molto più impegnativo, e infatti è stato affrontato da Genoa in maniera egregia il primo anno, il secondo anno poi c'è stata una retrocessione che poi è stata corretta, siamo rimasti in Serie A, con il fallimento del Palermo. Col fallimento, no, esatto, sì, ma anche dell'Empoli, che siccome è retrocesso l'Empoli, è stato ripescato il Genoa. Quest'anno sta andando molto bene con Chiappino, che io ho avuto come allenatore, sicuramente uno dei migliori tecnici, a mio avviso, con cui ho avuto a che fare, ed è in buona posizione di classifica. Tra l'altro, tra poco credo che giochino con la Juventus. Sì, nel fortino di Begato 9. Esatto. Federico, invece raccontiamo anche qualcosa di te, la tua storia, tu ti occupi di più realtà. Sì, io sono in molte realtà, e innanzitutto sono coordinatore tecnico da Athletic da quest'anno. Ho avuto questo fatidico incarico di quindi collaborare nella scuola calcio. E poi da 3 anni ormai sono nei Insuperabili, Reset Academy, che vabbè, è una realtà professionistica disabile che presenta molte academy in giro per l'Italia, e diciamo che il mio operato è bene o male a Genova, verso l'Academy Genova. Poi da 2 anni sto svolgendo l'incarico di match analista, come nella foto, l'anno scorso per la Serie A, mentre per quest'anno farò il match analista per tutte le competizioni nazionali, dove vedranno i nostri ragazzi svolgere i vari campionati. Ed è una realtà molto bella, oltre che essere nuova, dove davvero assaggi il calcio professionistico, e anche a livello umano hai una crescita davvero importante, perché ti rendi davvero conto che a volte le nostre problematiche sono davvero relative rispetto a questi ragazzi qua, che nonostante tutto quello che possono avere, il loro passato e la loro patologia, vengono al campo con una passione incredibile, come se nulla fosse, davvero, davvero bello. E poi da pochi mesi ormai ricopro anche il ruolo di, diciamo, assistente alla docenza presso l'Università di Scienze Motorie, col professor Bruzzo, che reputo anche lui uno dei miei mentori calcistici insieme a Claudio. E niente, poi vediamo. Quest'anno è abbastanza già impegnativo, perché poi alla fine sono ovunque. Abbiamo visto una foto molto bella, prima a Sanguinetti, dove c'era proprio Maramorin imperato, poi è sfuggita la foto, quindi c'eravate voi, credo, no? Sì, quella di tutti. Sì. Era il gruppo Neuroni. No, poi il gruppo Neuroni, esatto. Sì, poi di Federico devo dire che, nonostante che è molto giovane, sta bruciando le tappe, e la sua funzione è molto importante di coordinatore della scuola. Eccola lì la foto. Sì. Sì, imperato Manuel Lamara, a Luca Rosi anche c'era la foto, che è un tecnico della Sampdorianese. Sì, bene. Dei piccolini. No, sì, diciamo lui si occupa di questo coordinamento della scuola calcio, il che significa coordinare, trovare amichevoli, tornei, e fare proprio la parola giusta, coadiutore, coordinatore, e anche però la cosa bella è che se qualcuno ha bisogno, lui viene e dà una mano dal punto di vista di creare qualche nuova seduta, in modo e maniera anche da ringiovanire, diciamo così, le sedute che comunque gli ottimi mister degli atleti, no, lasciamo perdere me, gli ottimi mister che l'Atletica ha, ecco, quindi questo è. Grazie comunque per la patente di vetusto, che no, mi prendo tutta. Nel senso di allenatore vetusto, no? Cioè, è vero. Ma una curiosità, hai accennato al discorso match analisi anche sì, a livello Serie A,
Entriamo un po' più nel dettaglio spiegando magari ai telespettatori che non sanno bene di cosa si tratta, come funziona, qual è il tuo compito. Il mio compito è quello semplicemente di fare appunto video analisi, faccio le riprese delle gare e poi le analizzo e ovviamente poi la mia analisi andiamo in confronto con lo staff, perché poi ogni squadra quindi presenta... tagli, cuci, prendi highlights. Esatto. E facciamo appunto questo, definiamo così, briefing con i vari staff delle squadre e poi lo mostriamo ai ragazzi. Di solito di un video cerco sempre di estrapolare pochi minuti, quello che ritengo essenziale, poi secondo il mio modo di analizzare le gare. E per quanto riguarda la competizione invece, la Serie A come semplicemente un campionato, come la Serie A quella che vediamo su Sky, no? Certo. Comunque, e semplicemente noi siamo un po' atipici, perché andiamo a incontrare squadre come la Juventus, il Milan, il Genoa, quindi in realtà professionistiche, normodotate, che poi sono arrivate nel mondo disabile. Noi invece siamo nati dai disabili, cioè siamo la, diciamo, l'unica realtà disabile nel mondo professionistico, quindi non abbiamo un'origine dal calcio normodotato. E da lì abbiamo probabilmente poi iniziato a partecipare appunto alla Serie A e a confrontarci quindi con le altre realtà tipo Juve. L'anno scorso abbiamo avuto anche il piacere di vincere lo scudetto, che ho anche tatuato infatti, e a Coverciano, ed è leggermente diverso, nel senso che il campionato è nazionale, però per una questione anche logistica, ipotizzo, vengono formati dei campionati a delegazione. Dopodiché chi vince la delegazione va a svolgere appunto la finale a Coverciano. L'anno scorso infatti noi abbiamo vinto la delegazione Liguria-Piemonte, dopodiché a giugno siamo andati a svolgere le finali a Coverciano. È stata un'esperienza, tra l'altro devo ammettere, davvero formativa, e poi è sempre emozionante arrivare a Coverciano, vedere quell'erba dove i nostri idoli calcano il campo, una bella, bella. Invece, se mi permettete, faccio ancora una domanda io velocissimo a Claudio, domanda da 100 milioni di euro. Tu che hai un po' più di esperienza rispetto a Federico, nel corso degli anni è cambiato l'allenatore oppure ti ritrovi come tempo fa? Più che la mentalità media dell'allenatore. Beh, sono cambiate molte cose. Cioè, si adegua al cambiamento del gioco del calcio. Sì, e stanno anche sviluppandosi nuove metodologie che hanno preso spunto proprio dallo studio delle neuroscienze e dallo studio dei sistemi complessi. E quindi piano piano, perché c'è ancora molta... è un po' restio, un po' conservatore il mondo del calcio, però piano piano molti tecnici, e tra cui soprattutto quelli giovani, si stanno aggiornando, prendendo spunto dei contributi che queste discipline scientifiche possono dare dal punto di vista metodologico nel calcio. Quindi stanno cambiando un po' le cose. Il lavoro a settori, come era visto una volta, il preparatore atletico, l'allenatore, si sta andando verso un lavoro integrato in cui, diciamo, c'è una comunicazione circolare all'interno dello staff e viene deciso tutto in una maniera molto più organica e meno separata. Fabi, pensavamo che la trasmissione... Ah, molto, molto interessante e diciamo che, come sempre, quando sta per finire la trasmissione... ci sarebbe da chiedere altre 20 cose. Da finire, però... che poi facciamo il terzo tempo, che però non viene mai. Niente, siamo in chiusura, c'è ancora il tempo, però prima di salutare gli ospiti, di ricordare il nostro main sponsor. Maria Ovviamente, Chiara. Ricordiamo i Fratelli Russo, ovvero Fuori Grotta, che ci prepara sempre i famosi buonissimi manicaretti. La prossima puntata appunto la gireremo dal nostro main sponsor Fuori Grotta, e quindi insomma lo ringraziamo ancora per sostenerci sempre. Salutiamo anche Nicola Scarfone in regia. Ciao Nicolas. Grazie ai nostri ospiti di questa sera, Federico Vassallo, Claudio Albertini, grazie naturalmente a Maria Chiara Oberti, a voi. Roberto Minoliti. Ciao a tutti. E l'appuntamento è per la settimana prossima, non l'abbiamo detto, importantissimo, quest'anno sempre di venerdì sera. Venerdì ore 19:30 Telegenova canale 18. Le squadre di stoppa, ciao a tutti. In collaborazione con Max Impianti, Project and Service, via Perasso 7A Inferiore, Genova. Farmacia Genovese, Corso Torino 38 Rosso, angolo via Pisacane, Genova. Generali Italia, Agenzia Generali di Genova, Piazza della Vittoria 11-4. Subagenzia di Bargagli, via Cevasco 16-2, Bargagli.
Autocarrozzeria Carluc è a Genova, via Bolzaneto, 100 Rosso. Telefono 010 740 3147.